fischio che arriva in questo istante dato dall'arbitro numero 1 Salvatore Calì della sezione di Caltanissetta. I suoi collaboratori sono l'assistente numero 2 Fabiano Concetto della sezione di Messina, al cronometro invece Fabio Ritter della sezione di Roma 1. Il compagno complice una deviazione del capitano De Simoni, adesso va proprio a darsi il 5 con Santo Massimo. 14 i gol sino ad ora del numero 10 della Real Fabbrica, 10 gol messi a segno da De Cicco, proprio Santo Massimo che calcia ancora le mani di Pernarella a mettere in angolo. Il laterale viene battuto, Sandoval prova a scodellare verso De Cicco, poi Santo Massimo. Martinozzi si è liberato, ovviamente calcia Martinozzi, il vantaggio della Real Fabbrica con il numero 8 e firma il vantaggio quasi di Santo Massimo. Si è liberato su Sandoval regolarmente e poi con la piattone ha battuto Pernarella. Ancora Zanobi verso De Cicco, controllo difettoso, poi tiene bene il pallone, lavora con il fisico contro Morandi che tiene bene De Simoni, pallone per Armenia, calcia Armenia forti, poi con il mancino trova il pareggio De Cicco. Poi lo scontro con Forti, tutto regolare però, trova il pareggio lo United Pomezia, è 1-1. Vai al passaggio, questo momento di difficoltà per la Real Fabbrica dopo il gol del pareggio subito. De Simoni calcia con la deviazione di De Cicco, non so se con il tacco, quindi se volontaria o meno, comunque trova il 2-1 e trova il 12° gol in campionato, il sorpasso per lo United Pomezia. Qua calcia Sandoval, la rimessa è sempre per lo United Pomezia, ancora Sandoval a calciare forti sul suo palo reattivo, prova a servire un compagno centralmente, non trova nessuno però ad aiutarlo, chiede anche la rimessa a favore dell'Unione di Pomezia, si lancia verso Sandoval, lo stop con il petto ad appoggiare per il destro che di Armenia che incrocia e fa 3-1 per lo United di Pomezia, che sul finire di primo tempo prova ad allungare. Occasioni a non finire in questo ultimo spezzone di primo tempo. Calcio d'angolo, ancora Crescenzio, ma per l'arbitro basta così, finisce dunque il primo tempo. Squadre a riposo, ecco il doppio fischio che arriva del direttore di gara, dunque squadre a riposo di primo tempo su un fallo su Sandoval. Ecco il fischio del direttore di gara, inizio secondo tempo, subito Bartolucci a rientrare sul parquet insieme a Santo Massimo, Martinozzi, Racanicchi e sempre Simone Forti in porta. Dentro per De Cicco, lasciato tutto solo il numero 10 della United Pomezia, fa 4-1, la tripletta di De Cicco. Si difende quella di Caporaletti, prova quando può a far male come in questa situazione con Sandoval, salta due volte poi calcia con il 5-1 che con un guizzo è riuscito a passare, forse ha sfruttato un blocco, si è ritrovato la palla per calciare. Ah,
Sandoval ruba il pallone, servito Jason, ruba Santo Massimo, prova ad andare Martinozzi, calcia con il destro Martinozzi, prova il gol del 5-2, prova a rientrare dentro la partita Leral Fabri, ma si è fatto male Santo Massimo. Fallo laterale nuovamente Martinozzi per Stentella, punta la porta, poi torna da Santo Massimo con l'esterno dentro per Martinozzi, calcia qui Stefanoni, trova il palo e poi il gol 5-3, si anima il Palanzelli, trovata la via per andare a calciare e Stefanoni trova il 5-3. Fuori per Raganicchi, ancora Stefanoni, calcia Santo Massimo e trova la gol della 5-4, allora 4-5 se preferite, la conclusione della distanza, stavolta sbaglia Pennarella, forse l'ha vista all'ultimo, senza fallo per la seconda della direttore di gara, adesso De Simoni con logo all'altezza del logo, si alza il suo avversario, calcia con il destro, il gol 6-4, risulta davanti alla panchina del Fabrica, il sesto gol, un gol importantissimo per la Lutomezia che rimette due lunghezze di distanza, ancora De Simoni contro Martinozzi, palla recuperata dalla Real Fabrica, Martinozzi, Crescenzo lascia col tacco per Bartolucci, Santo Massimo, ancora Crescenzo dentro il pallone qui per Narella, allontana Paolini, aggancio di Santo Massimo, poi dentro il pallone, cosa ha preso per Narella, ma non basta, il tap-in di Martinozzi, Paolini allontana, adesso ancora si gioca la carta del portiere di movimento con Crescenzio, Santo Massimo, Crescenzio, ancora Santo Massimo, Bartolucci per Raganicchi, spalla a porta, area di rigore, la sponda per Santo Massimo che calcia, Pennarella con la gamba, Santo Massimo che calcia il pallone che termina fuori, colpisce anche la nostra postazione, Santo Massimo deve calciare, la finisce qui, vince lo United Pomezia 6-5, una partita incredibile vinta dalla formazione di mister Caporetti. La mister oggi non è andata come previsto, insomma dopo un inizio siete partiti forte, poi United Pomezia è rientrato bene nel match e sono andati anche sul 5-1. Poi una reazione d'orgoglio, sicuramente un po' sfortunati, le chiedo un commento a caldo. Guarda, l'ultima cosa che hai detto, un po' sfortunati, tre pali, miracoli del portiere, una partita che ha del clamoroso. Nel primo tempo ci trovavamo sotto 1-3. Loro tre tiri in porta, noi occasioni, purtroppo oggi è andata così, tanta sfortuna, ma faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita e avevo meritato un altro risultato. Allora speriamo che insomma dopo questa pausa delle feste da passare tranquillamente e poi si ricomincia. Tranquillamente non tanto, sarà un mese molto duro perché lavorare dopo una brutta sconfitta, ci tenevamo tanto a fare bene l'ultima partita qui in casa. Mi dispiace, però tutto prima, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno fatto una grande partita, hanno fatto l'ultimo mese e mezzo dove meritavamo qualche punto in più e di stare un po' più alti in classifica come eravamo fino a due giornate fa, ma lavoreremo e ci faremo trovare pronti nel 2022. Allora in bocca al lupo e insomma buone feste per questo Natale. Buone feste, forza Real.